Proviamo, proviamo. Vediamo un po' com'è. Sto. Immortal Phoenix Rising. Oh, apriti, porco disco. Vabbè. Ok, nuova partita. E via che si comincia. Seleziona difficoltà. Normale. Predefinirsi in cerca di una bella storia, di una buona sfida. Il gioco è stato presentato per questo livello di difficoltà. Difficoltà nemici per rigenerazione solo il segmento attuale. Boh. Andiamo un po'. Madonna. È mai una bestemmia. In italiano suonava malissimo, cani travestiti da dei. Grazie, Gixo. No. Beh, c'erano i sottotitoli tanto. Adesso si sente? Molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali! Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale! Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia! E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco,
Ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po'... È Mr. Crab, comunque. Siamo quello d'accordo. Di SpongeBob. Zeus. Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione. No, non un'altra storia. Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Sapone. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Oh, allora... riporta la nostra... Un corpo... così... Capelli come... buccia di pesca. Carbonizzato. Il colore del puff, vomito di Poseidone. Da quanto è iniziato? Adesso. Adesso Jigsaw è iniziato. Adesso sono proprio all'inizio. Sopracciglia. Ah, la barba. Diciamo Kratos, scusa. Questa è sicuramente una citazione. A Kratos. Viso anche come... i capelli lunghi. Vediamo il viso. Beh, lo sai. Un viso che meraviglia. Posso vedere nella mia mente. Il becco di un falco. È una barba bionda. È verde. Ma non saprei. No, aspetta, ne ho visto un'altra più bella. Così. No. No, no, facciamolo serio, dai. Una cascata sulle rupi di Santorini. Che Gesù. Bravo, bravo, Jix. Ma se te lo vuoi giocare non c'è bisogno che lo segui, eh. Io, boh, è la prima volta che lo apro, lo vedo, quindi... Boh. Così. Eccolo, lo vedo chiaro come il giorno. Ah, no, facciamolo tranquillo. La persona di grado più basso portava gli scudi, sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene, dovrei segnarmelo. Trascinato su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò.
cambiato la voce, vabbè. Locago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Questo è lo stesso doppiatore di Zac Efron. Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Porca troia, devo mettere un po' la sensibilità. Che salto è? Quello non l'ho visto io, quindi. La corsa automatica. Con questo. Con questo si salta. Con questo si schiva. Con questi non fa niente. Questo raddrizza la visuale. Si può nuotare? Si può nuotare. Consuma la stamina come in Zelda. Seguiamo. Non posso saltare. Benvenuti nello Stone World. Uè, Big! Ciao! Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce, quasi li vedeva mentre lo chiamavano e lo salutavano. Phoenix, di nuovo! Tutto bene, Big? Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo, e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Bene, bene, te, Big! Lasciali stare, sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Locago! Locago, mi senti? Sei diventato freddo. Quale magia è questa? Bene, bene. Ligirone! Dove sei, fratello? Sperduto e disarmato, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calmo. Ricordare l'addestramento. Ci vuole calma. E sangue freddo. Calma. No. Sbagliato. Devo tenere premuto. Mappa. Per aprire l'inventario così. Oh la Madonna. La Ubisoft con le mappe ci sa fare. GG Big, porca troia. La spada di mio fratello! No! Vabbè, fino a qua me l'ero spoilerato, praticamente. Poi ho detto, no, lo compro, lo voglio giocare. Oh, adesso devi riempirla di statuine e... Fratello! E mobili. Sei sempre stato il mio eroe, la mia stella polare. Ti riporterò indietro, lo giuro. Oh, basta TG5. Fosse stato il TG4 con Emilio Fede sarebbe stato meglio, ma...
Dai, su, che voglio combattere. Fenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Fenix alzò lo sguardo. Non era solo. Per gli dèi, indietro! Dietro. Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Fenix sentì i frutti del suo addestramento. Ok, come Zelda che se schivo. Se schivo all'ultimo istante, Da come lassù Zelda dovrei che fa riuscire a tipo osservare la Parry. zona. Dai. Classicata Ubisoft per andare a vedere. Per sincronizzare. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiato dalle sfide, completamente solo, questo giovane eroe era determinato a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No, è importante per creare l'atmosfera. Bisogna creare l'atmosfera. Non si può correre, porca troia. Cazzo, si tagliano le frasche come su Zelda. Bellissimo. Spero che abbiano fatto lo stesso lavoro di utilizzo degli alberi per crearsi ponti. Dopo guardo. Cosa c'è là? Un'arpa. Perché mi dice salto? Ah, di lato. Hermes, mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona, finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati, quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Cos'è sta roba qua? Ambrosia. Cos'è? Profumo di miele e di primavera e del mio primo bacio, tutto in una volta. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Mi dice solo fiamme. Salvataggio. Pipiripim. Chi fermerà la musica? Devo andare sulla testa? Esplora. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza.
perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o non Zeus, urlare, re degli porca dei, troia. il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! È morto. Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione ai feedback che ricevi mentre osservi i vari tipi di luoghi. Premo RT per rilevare le loro icone. Gata. Yeah, praticamente lì così. Dicendo, ma che cazzo c'è là, porca troia? Scrivi, come fai a vedere? Ma porca troia, ma non ho selezionato neanche la grafica fino a là. Vabbè, osserviamo tutto. Ponte distrutto. Qui c'è una ambrosia. Vabbè, non è figa sta cosa qua. Praticamente ho già esplorato. Mezza mappa così. Quella non me la seleziona, però. Era in fondo. Madonna, che vista che c'ha, però, porca troia. Ma vede anche dietro. Ma 1118 metri. Ma dove? Ma dove? Ma vede attraverso. Che troia. Sì, ma davvero, cioè. Ma secondo me ce l'ha nascosto da qualche parte il cannocchiale. Dai. Telescopio. Guarda, io non lo vedo, non lo carica neanche il gioco. Aspetta, qua c'è qualcosa che illuminisce. Ciao, ciao, Big. Va bene, buon appetito. Qua, qua. Ok. Basta. Ho visto tutto. No. C'è dove la raggi X? Sì. Ma boh. Ma
Ma io passo tutto il giorno qua, figa. E rilevo tutta la mappa così. Faccio. Qua, qua, qua. Ah, ma si vede il fascio, mi sa. Aspetta qua. Dietro il muro. E poi questa qua che vedo perfettamente non me la fa selezionare. E allora vai un po' a fanculo, scusa. Faccio il giro piano piano così e spammo il grilletto. Figa, manco con una ragazza. Ah, ho capito che c'è un po' di roba, va bene. Ok, prima parte della mappa. Sì, voglio fare salvataggio. Come faccio a scendere? Lo stagno. Quello stagno lì sotto. Basso Phoenix sentiva il Ma peso c'è della anche spada di sott'acqua. Legirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada. Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Ciao, ciao Come Jix, buon appetito offerta, una anche normale offerta da parte di qualcuno. a te. Personalizza. Cambia. Personalizza. Occhia, guarda. Sì. Sto osservando l'inventario. Negozio. Cos'è negozio? Ah. Giusto per essere pay to win. Gratis. È gratis? Gratis. Me lo apre perché è buggato. Non mi apre. Ma porca. È crashato? It's crashed. Crashato. Porco diaz. Crashato. Ah, Madonna. Il cacchio è finito.
Nessuna risposta. Termina attività. Ah, bene, raga. Tanto dovevo andare a mangiare pure io. È stato un piacere. Ah, beh, tra poco. Mangio e poi ritorno. Figa, mezz'ora di live, incredibile. Che ero un po' nel cazzo. Sì, sì. Non so se gioca a Tarkov o... Boh. Dopo vedo. Va bene. Vado a mangiare. A dopo, a dopo. Ciao, ciao.